servizi sportivi collegati con il palazzetto dello sport di Pianopoli, dove sta per iniziare la gara del campionato di serie B2 di pallavolo tra la formazione della Coffer Lamezia e la formazione del Cuore Reggio Calabria. Gara iniziata con il primo servizio della formazione ospite, che attacca in questo momento la difesa della Spaccarotella. Vediamo l'attacco della Buonfiglio, difeso dal Cuore. Arinze mette nella metà campo la Metina, può attaccare la formazione di Mister Celi, difeso questo attacco, ancora contrattacco del Cuore, difesa della formazione la Metina, mette dall'altra parte la Buonfiglio, attacca ancora la formazione ospite e l'attacco della numero 12 Pagano, toccata dalla difesa Lametina, il primo punto per la formazione ospite. Al servizio il capitano La Borghetto. Per il Cuore attacca Buonfiglio, la difesa del Cuore Reggio Calabria mette nella metà campo la Metina, Buonfiglio ancora, il pallonetto ed il punto di Buonfiglio. Primo punto della formazione della Metina dunque, con la Buonfiglio che è in campo insieme alla palleggiatrice Marra, poi a Galea la centrale, insieme alla Torcasio l'altra centrale, Libre Spaccarotella, poi abbiamo Fico e Marica Costabile, le due schiacciatrici della formazione La Metina insieme alla Buonfiglio. Fico che gioca di banda, mentre attaccato ancora Pagano in diagonale con la Marra. 2-1 il punteggio per la formazione ospite, che va a servire con la numero 10 Lanza. Out, direttamente out il servizio di Lanza. Due pari il punteggio. E ora la volta di Galea. Dunque la formazione ospite, c'è Lanza, Borghetto, Arinze, Pagano, il libero Tiziana Caruso che ha appena ricevuto, e poi Francesca Galeotti, la palleggiatrice, attacca dalla seconda, Buonfiglio, difeso Borghetto, contrattacco ancora di Pagano, Murata, ma è riuscita a rimettere palla nella metà campo la Metina, dal centro il pallonetto della Torcasio, difeso, e ancora la Pagano, ah, palla che era fuori, nettamente fuori, la tocca la Marra, era praticamente con i piedi sulla linea laterale, palla abbondantemente fuori che ha toccato la Marra, regalando così il punto alle ospiti. Siamo sul 3-2, servizio di Pagano, ricevuto Buonfiglio, la fast della Torcasio ed il punto per le Lametine. Tre pari il punteggio. Può servire Lucrezia Fico, ricevuto Borghetto, vediamo l'attacco, la fast di Chirinzi, al numero 7, mentre Arinze pronta a servire per le ospiti. 4-3 per la formazione allenata da Jordan Grumov, la ricezione di Marica Costabile, la fast ancora della Torcasio, riesce a difendere la Pagano che dalla seconda mette nella metà campo la Medina in bagger, può attaccare Marica, difende la Caruso, riesce a rigiocare palla e mette dall'altra parte la formazione del Cuore, ancora una fast della Torcasio ed il punto per la formazione della Metina.
4 pari il punteggio con la giovanissima Marica Costabile al servizio. Difficoltà la ricezione del cuore, può attaccare la formazione della Metina ancora. Torcasio, terzo punto per lei. Servizio ancora Marica Costabile. Out, lungo, lungo questa volta il servizio di Marica. Cinque pari il punteggio e Chirinzi al servizio. Riceve Marica, può attaccare Buonfiglio, riesce a difendere Arinze. Borghetto, l'attacco toccato dal muro, la copertura della Spaccarotella, ancora pallonetto sulla fast di Torcasio, ha visto il muro e quindi ha messo giù il pallonetto. Quarto punto personale per Torcasio, 6-5 per la formazione lamitina. Ricevuto libero Caruso, ottima la difesa di Marica, ma la palla è lunga, finisce direttamente fuori, c'era sulla palla. Si viaggia punto a punto in queste prime fasi, la volta di Chiara Lanza al servizio. Palla corta, ci arriva Marica comunque, può attaccare dalla seconda fito, ma mette la palla in rete. Errore di Lucrezia, troppo moscia quella palletta che voleva mettere dall'altra parte, ci voleva un po' più di potenza. Ancora Lanza, può attaccare Buonfiglio da posto 4, ottima la copertura di Marica sul muro, poi ancora Buonfiglio, ci arriva Borghetto. Caruso, non passa la palla di Caruso, si ferma in rete. Siamo ancora in parità, 7 pari. Palleggiatrice Marra al servizio, ricevuto Borghetto, attacco dal centro, difesa della formazione della Metina, attacca Buonfiglio, piazza la palla, ci arriva la Caruso, riesce a rigiocare palla il cuore dall'altra parte, vediamo l'attacco, Lucrezia Fico, la difesa di Lanza, vediamo l'attacco di Borghetto, è in rete, c'era il muro lametino tra rete e mani. È l'ottavo punto per la formazione lametina e quindi si va al primo time out tecnico sul punteggio di 8-7 per la formazione lametina. Prime fasi equilibrate di questo derby calabrese tra Cofer Lamezia e Cuore Reggio Calabria. Forse prima ho sbagliato, ho confuso la Galeotti con la Lanza, la Lanza è la numero 10, ovviamente la 11 è la Galeotti, la palleggiatrice, però avevo fatto un po' di confusione. Ora attacca Borghetto, viene murata, infatti ecco la Galeotti che va ad alzare per questo attacco, murato dalla formazione della Metina, questo attacco di Pagano. Nono punto per la formazione allenata da Enzo Celi. Classifica un punto di vantaggio rispetto alle avversarie la formazione della Cofer.
servizio di Marra, ricevuto la Caruso, c'è la doppia fischiata alla Galeotti. Dieci-7 e c'è time out chiesto da Grumov Jordan, allenatore del Cuore Reggio Calabria. Dieci-7 dunque il punteggio per la formazione della Metina, che viene dalla sconfitta di settimana scorsa nel derby di Palmi, secondo derby consecutivo dunque per le ragazze biancorosse. Partita sfortunata quella di Palmi, soprattutto quel primo set che aveva in tasca. Si riprende comunque a giocare, palleggiatrice Marra al servizio. Ricevuto Tiziana Caruso dal centro, primo tempo, ottimo primo tempo della Lanza, la palleggiatrice, la centrale. Arrabbiato Enzo Celi, dire saltate prima, anticipa sull'attacco, quindi bisogna saltare prima. Servito Borghetto, vediamo l'attacco di Buonfiglio difeso dalla Caruso, ora Arinze, tocca il muro, ma c'è invasione della Buonfiglio. Invasione della Buonfiglio, siamo sul 10-9, ha recuperato due punti. Un punto da difendere per la Cofer, che riceve con Sandra Spaccarotella, vediamo l'alzata, può attaccare la Fico, tocca il muro, la copertura della Galeotti, Arinze può attaccare da posto 4 con un pallonetto difeso da Marra e ora ancora Fico, ma la palla è out, non è stata toccata a muro, quindi out. 10 pari. Recuperato il gap di 3 punti dalle ospiti. C'è avuto Spaccarotella, ha messo dall'altra parte Marra, non riusciva ad alzare quella palla, Rinze, bagger difensivo di Marica, Buonfiglio poggia bene il pallonetto dall'altra parte. Undici-10 Lamezia. Capitano Elenia Buonfiglio al servizio, palla lunga, ace, lascia la Caruso, ma è nettamente dentro il pallone di Elenia Buonfiglio. Terzo punto personale per Elenia. No, si ferma in rete questa volta il servizio della Buonfiglio. 12-11, Chiara Lanza al servizio, palla lunga, out. Restituito subito il favore alla formazione regina. Maria Cristina Galea, la centrale al servizio, giovanissima, una delle 4 under 18 della formazione della Metina, ha ricevuto la Caruso, può attaccare la Pagano, ma c'è la doppia fischiata alla Galeotti, palleggiatrice del Cuore. Siamo 14-11 Lamezia, di nuovo più 3 le Lametine. Dovuto Caruso, l'attacco difeso dalla Buonfiglio, vediamo che succede, dice che ha toccato la rete nel tentativo di palleggiare in bagher la Marra, è arrivata sotto rete e se non andava a prenderla cadeva a terra. Comunque punto per le ospiti, 14-12.
La Carotella ha ricevuto, pallonetto di Marica, riesce a difenderlo Larinze. Dall'altra parte è difeso Marra. Vediamo l'attacco, Marica riesce a difendere ancora il cuore, può ancora attaccare al centro. Il primo tempo 1-7, più che un primo tempo della Torcasio. Il quinto punto personale per Serena Torcasio. Servito Fico. Vediamo questa fast, difende la Bonfiglio, riesce, ma non era a terra, l'ha presa la palla alla Marra, il secondo arbitro dice di no. Gli arbitri dell'incontro sono la signora Giulia Giorgio Olivieri di Roma ed Emanuela Fabbri di Rieti, comitato provinciale naturalmente, non la città di residenza ma il comitato di appartenenza. Si è arrabbiata tanto la Marra, ora su questa fast della Torcasio la Caruso è riuscita a difendere. Ancora la Torcasio, murato il suo tentativo di pallonetto, poi Marica, niente da fare per la Caruso che può solo toccare. 16-13 Lamezia e si va al secondo time out tecnico con 3 punti di vantaggio per le lametine. Punti di vantaggio per la Cofer Lamezia sul cuore Reggio Calabria, il secondo time out tecnico del primo set con Enzo Celi che sta catechizzando la Fico e la Galea, due giovanissime. Non è disponibile ancora Paola Rizzo che deve recuperare dall'infortunio. Si riprende, vediamo Marica Costabile che dovrebbe andare a servire, giustamente la Bonfiglio chiede la rotazione, sistemato il sestetto in campo. Servizio di Marica. Out, sembrava dentro sulla linea, ha chiamato fuori l'arbitro e ora c'è cambio, entra Roberta Ferraro al posto di Marica Costabile in seconda linea. 16-14 il punteggio per le lametine, ora serve il cuore a Chirinzi. Attacca Buonfiglio, out dice l'arbitro. Servizio ancora di Schirinzi, palla lunga, ricevuto con qualche difficoltà Ferraro, attacca Fico, è fuori. Recuperato di nuovo il cuore e credo che questa volta ci sarà time out chiesto da Celi dopo il time out tecnico, sprecati i 3 punti di vantaggio che aveva la formazione lametina, quindi bisogna rimettere qualcosa a posto. È andata per la seconda volta più 3 la formazione lametina e poi si è fatta raggiungere. Si riprende ancora Manuela Schirinzi al servizio per il cuore. No!
Vediamo l'attacco, Bonfiglio riesce ad arrivarci a terra la Schirinzi, Borghetto dall'altra parte, difeso Spaccarotella, attacca Bonfiglio, c'è la copertura di Pagano sulla palletta della Bonfiglio, poi Arinzi ha messo nella metà campo la Metina, la Fast con il pallonetto di Torcasio, brava Serena, visto il muro piazzato sulla Fast, ha messo dentro il pallonetto. Sesto punto personale per Serena Torcasio che ora serve, ricevuto Arinze dal centro, c'era il muro, riesce solo a toccare la Bonfiglio, siamo di nuovo in parità, 17 pari. Francesca Galeotti al servizio, ricevuto Ferraro, abbiamo muro out, mani out della Bonfiglio sul muro della Pagano e quindi punto per la formazione della Metina. Ora tocca a Marra servire per la Coffer Lamezia. Attacco toccato dal muro lametino, l'attacco della Pagano con la palla che comunque cade a terra nella metà campo biancorossa, di nuovo in parità, si va avanti punto a punto, sprecato quelle opportunità la formazione della Metina che era andata a più 3. Serve capitan Borghetto, Alzenbacher Marra, Fico piazza benissimo questo attacco, Lucrezia Fico, punto numero 19 per le lametine. Servizio di Bonfiglio, ci arriva la Caruso con qualche difficoltà, attacca la Pagano ma difende Bonfiglio, alza Marra, troppo lungo il pallone, non riesce ad arrivarci Ferraro per attaccare, era praticamente quasi sul seggiolone dell'arbitro, è ancora un'opportunità sprecata dalla formazione della Metina. Chiara Lanza al servizio per le ospiti, palla lunga direttamente out, il servizio di Lanza, rientra il libero Caruso nel cuore, ora la volta di Maria Cristina Galea al servizio che viene sostituita da Ilaria Perri che va direttamente a servire, quindi servizio di Perri, palla corta, ci è arrivata la Caruso, riesce a difendere questo pallone che la Arinza aveva spinto dall'altra parte non potendo attaccare, ora difende Perri sul lungo linea dell'attacco della Pagano, rimessa palla dall'altra parte, dal centro riesce ad attaccare la formazione ospite, Fico, no, lungo, buttata palla malamente dall'altra parte, bisognava appoggiarla corta, troppo lunga, messa fuori, è stato il cambio. Rientrata Galea per dare posto al libero Spaccarotella, out, out questo servizio della Pagano e quindi Lucrezia Fico al servizio, 21-20, potrebbe essere gli sgoccio di questa partita, vediamo, Fico ha ricevuto Borghetto, alza Galeotti, Arinze piazza la palla ma c'è la Fico, palla sulla rete, facile per il muro del cuore metterla a terra, posto 2
da parte della Schirinzi, si poteva fare nulla la prima linea Lametina su questo pallone. Arinze, servizio, siamo sul 21 pari, riceve Buonfiglio, Marra per la fast murata, questa volta la fast della Torcasio, la copertura della Spaccarotella non riesce a rialzare palla e quindi sul 22-21 Celi chiama il time out. Si può rientrare in campo dopo il secondo time out opzionale chiamato da Enzo Celi. 22-21 per le ospiti, è stata quasi sempre in vantaggio la formazione Lametina, ora sul finire di questo set si è fatta raggiungere e superare. Ricevuto Ferraro, questa volta niente da fare sulla fast della Torcasio. Di nuovo in parità, 22 pari, Roberta Torcasio al servizio, e chiedo Roberta Ferraro al servizio. Palla corta, ci arriva Rinze, vediamo questo attacco out della Schirinzi, 23-22. E c'è time out, questa volta chiesto da Grumov, un punto di vantaggio per la formazione Lametina, 23-22, che ricordiamo era in vantaggio di un punto al primo time out tecnico e di tre punti al secondo. Quindi 23-22 per le Lametine che devono chiudere questo primo set. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di gioco di questo primo set. Si riprende con Ferraro al servizio per la Cofer Lamezia. Ricevuto Caruso, out, questo attacco di Schirinzi. ...24-22... ancora Ferraro al servizio, palla lunga, ci arriva Rinze in bagher, può attaccare Borghetto, la difesa ottima di Ferraro in bagher, Torcasio per l'attacco di Buonfiglio difeso dalla Caruso, ancora Borghetto, riesce a piazzare la palletta la Borghetto, 24-23. Volta di Schirinzi al servizio per le ospiti, riceve Spaccarotella, può attaccare Buonfiglio, passa la palla, ha difeso Arinzi, ancora Borghetto, tocca il muro, la difesa di Ferraro, attacca ancora Buonfiglio, toccata, dice di no l'arbitro, 24 pari, chiedeva la palla toccata alla formazione della Lametina, sprecati due set ball dalla Cofer. Ancora Schirinzi al servizio, lunga, out, palla lunga, Serena Torcasio, può servire per la Cofer, potrebbe essere il punto decisivo, palla lunga, riceve Arinze, vediamo l'attacco out, attacco out di Lanza e si chiude il primo set sul 26-24 per la formazione Lametina che quindi passa a condurre per un 7-0.
Secondo set della sfida del campionato femminile di pallavolo tra Coffer Lamezia e Cuore Reggio Calabria. C'è il primo punto del secondo set, gara che ricomincia con questo secondo set dopo il primo chiuso 26-24 dalla Coffer Lamezia. Dicevo, ricomincia sul campo del Palace Party di Lamezia Terme. Ricorderete, alla fine del primo set c'è stato un problema con l'energia elettrica e quindi, non riuscendo a risolverlo, ci si è spostati al Palace Party. Due ace consecutivi di Marica Costabile, out questa volta il servizio della Costabile. Due a zero quindi il punteggio per le lametine. Ora serve Cuore Reggio Calabria con Borghetto, palla alzata per l'attacco della Buonfiglio, difeso. Può attaccare ancora la formazione alla metina con questa fast che era della Torcasio, difesa dalla formazione Regina. E ora attacca Buonfiglio, passa la palla, ha toccato libero Caruso, riesce a rigiocare palla alla formazione ospite. Può attaccare ancora la Coffer, Buonfiglio, il pallonetto murato questa volta da Lanza. Primo punto per la formazione ospite. Servizio di Borghetto, alza Marra verso Buonfiglio, riesce ad arrivarci Borghetto, messa palla nella metà campo della Coffer, l'attacco di Serena Torcasio, toccato dal muro, contrattacca ora Rinze con un pallonetto, ancora la difesa della formazione alla metina, poi il pallonetto di Marra, non si è fatto sorprendere dalla Caruso. No, Buonfiglio attacca, viene murata la Buonfiglio che può ritentare con un pallonetto, ancora murata. Borghetto al servizio. Ace della Borghetto. Quattro a due per Reggio Calabria. Alza Marra per l'attacco, ancora murato del Buonfiglio, dall'altra parte Fico, difeso Borghetto, vediamo l'attacco, murato, 4, dice che ha toccato il nastro, non il muro, quindi 4-3 il punteggio, punto per la formazione della Metina. Servizio Serena Torcasio. Ricevuto Caruso, il primo tempo ed il punto numero 5 per la formazione ospite. Servito la Schirinzi dal centro, il pallonetto di Galea raccolto dalla formazione ospite che poi attacca e mette dentro il punto con la Pagano. Sei-tre per le ospiti. Ancora al servizio con Lanza, il numero 10 è Lanza, attacca Buonfiglio, out. Fuori l'attacco del Buonfiglio e quindi c'è cambio, entra Ferraro al posto di Buonfiglio.
un attimo per riprendere fiato, si è cambiato palazzetto, bisogna prendere anche le misure giuste con il nuovo impianto. Out, direttamente out questa volta il servizio della numero 10 ospite. 6-4 il punteggio. Può servire Maria Luisa Marra per la Cofer Lamezia. Attacco di Pagano, è dentro, dice l'arbitro. Chiamato fuori dalla formazione della Metina, l'arbitro dice che è dentro. E c'è il time out tecnico. Primo time out tecnico con la formazione ospite in vantaggio per 8-4. In panchina per la formazione della Metina ci sono Perri, che è entrato nel primo set, c'è anche la Franco che però è febbricitante, praticamente indisponibile. Si riprende con Patrizia Pagano al servizio per la formazione ospite. Difficoltà la ricezione della Metina. Si sono quasi scontrate Marica Costabile e Sandra Spaccarotella. Ancora il servizio del Pagano. È dentro, dentro sul lungo linea. Formazione della Metina ha lasciato, ma la palla è dentro. Allunga la formazione guidata da Grumov, che è in campo con Pagano, Borghetto, Arinze, Galeotti, Schirrinzi e il libero Caruso, mentre ora è fuori il servizio. Formazione della Metina in campo in questo momento con Ferraro, Galea, Fico, Costabile, Marra e il libero Spaccarotella. Fuori dello centrale Torcasio, seguito Borghetto, vediamo questo attacco, il pallonetto, attacca, viene murata la Costabile, attaccato su questa palla che era stata difesa in precedenza. Serve ora Arinze, ricevuto Costabile, vediamo l'attacco di Fico, difende Arinze, attacca la Pagano, difeso la formazione della Metina che contrattacca con Marica Costabile, money out del punto per la Costabile. Sesto punto per la formazione della Metina, che ora serve con Galea, altro giovanissimo, ricordiamo, della formazione della Cofer. Abbiamo questo attacco chiuso dal Borghetto, non ci può fare niente la difesa della Metina, rientra ora Lanza in prima linea per le ospiti.
servizio di schirinzi per le ospiti. Mazzata di Marra, vediamo, mani out, no, non l'ha toccata, dice l'arbitro, aveva cercato le mani del muro, Marica non le ha trovate. Allunga ancora il cuore, servizio lungo di Schirinzi, pallonetto, murato. Vediamo che succede, non era passata la palla, si era fermata sul nastro e quindi quarto tocco fischiato alla formazione della Metina. E c'è il time out ancora chiesto da Enzo Celi. È sinceramente un'altra partita rispetto al primo set, da questa. Difficoltà per la formazione della Medina a ritrovare evidentemente la concentrazione. Allungato a più 7 cuore. Meglio, a più 8, siamo 14-6. Squadre che possono rientrare in campo con cuore al servizio e Koffer che deve recuperare 8 punti. Servizio di Schirinzi, alza Marra, ancora il pallonetto, questa volta riesce a conquistare il punto Serena Torcasio. Ottavo punto per la Torcasio, 7 nel primo set. Mette la Pagano nella metà campo della Koffer dove può attaccare ancora, ma viene murata la Torcasio in fase, poi il pallonetto di Marra, non si fa sorprendere il cuore e c'è in mani fuori della Borghetto. Punto numero 15 per le ospiti. Francesca Galeotti, la palleggiatrice del cuore al servizio. Alzata di Marra, ancora dietro le spalle per la Torcasio ed il punto di Serena Torcasio. Chiama la rotazione al tavolo ora la formazione della Metina, a Ferraro, vice capitano in questo momento, sta sostituendo la Bonfiglio che è in panchina, capitano in campo a Ferraro, mentre serve Marica Costabile, ricevuto il libero Caruso, questo attacco difeso dalla formazione della Metina, Ferraro viene murata. Murata la Ferraro, punto numero 16 per la formazione ospite e c'è il time out lungo, il secondo time out tecnico. Allungato decisamente in questo set la formazione del cuore di Grumov. Ricordiamo il primo set era finito sullo 26-24 per la formazione della Metina. Le squadre sono pronte ma bisogna aspettare che trascorra il minuto come da regolamento prima di ricominciare.
ricevuto Spaccarotella alla ripresa del gioco. Ferraro out, lungo questo attacco di Ferraro, e si appresta a rientrare Bonfiglio al posto di Ferraro. Quindi di nuovo in campo il capitano Ilenia Bonfiglio. Servito la Borghetto, la fast della Torcasio. Punto numero 9 per la formazione della Metina, mentre c'è altro cambio. Perri va a sostituire Marica Costabile in seconda linea. Servito Torcasio, vediamo questo attacco, il mani fuori della Pagano per il punto numero 18 per la formazione ospite. Sempre un buon margine di vantaggio la formazione di Glumov in questo set. Ricevuto Perri. Attacca Bonfiglio, tocca il muro, poi c'è la difesa di Lanza, vediamo questo pallonetto raccolto da Fico, attacca ancora Bonfiglio, passa la palla, punto per Ilenia. Primo punto del capitano della Cofer in questo secondo set. Servizio di Marra, ricevuto da Rinze con qualche difficoltà, va comunque ad attaccare la palla che è riuscita ad alzare la Galeotti, attacca Bonfiglio, passa ed il secondo punto consecutivo per Ilenia Bonfiglio. 6 punti per lei. Pronta Mario Luisa Marra a servire per la Cofer, ricevuto Borghetto, vediamo questa alzata verso la Pagano, c'era il muro lametino ma la palla cade nella metà campo della Cofer, punto numero 20, numero 19 per le ospiti. Pagano al servizio. Siamo alzata per l'attacco di Bonfiglio da posto 2 con un pallonetto raccolto dalla Borghetto e poi dal centro Schirinzi, il tocco del muro ed il punto per le ospiti. Ancora Pagano al servizio. Ricevuto Spaccarotella. Mette dall'altra parte Bonfiglio, un po' di confusione, poi questo attacco sulla free ball della Fico che ha messo in difficoltà la formazione ospite, può attaccare ancora la formazione alla Metina, ancora Fico, difende la Caruso, sembrava ci fosse un'invasione, non è stato così, Bonfiglio spinge ancora dall'altra parte, ora dal centro, out questo attacco di Schirinzi. Mentre l'arbitro sta richiamando la formazione ospite, protesta troppo Glumov e c'è cambio, Costabile rientra in prima linea nelle file della Cofer. Servizio di Bonfiglio. Vediamo questo attacco difeso dalla Bonfiglio. Vediamo il contrattacco Marica, palla lunga, si arriva in palleggio la Caruso,
Attacca Costabile il punto di Marica. C'è time out chiesto da Grumov, allenatore della formazione ospite. Secondo set della sfida tra la formazione della Cofer Lamezia e la formazione del Cuore Reggio Calabria, primo set che si è giocato al Pala Pianopoli, poi per problemi elettrici ci si è dovuti spostare al Palazzetto dello Sport di Lamezia, all'Alfio Sparti, dove era appena terminata una partita maschile delle categorie inferiori, servizio di Bonfiglio, ore out. E Arinze si appresta a servire per le ospiti. Ricevuto Bonfiglio. Attacco di Marica ed il punto per la formazione lametina. Rientra in prima linea ora Serena Torcasio nella formazione biancorossa di coach Enzo Celi, mentre Cristina Galea al servizio. Borghetto murata dalla Torcasio. Ancora Galea al servizio. Ricevuto Caruso, attacco di Borghetto che spinge la palla ma sulla stina, e quindi il punto per la formazione lametina. Mentre l'arbitro ora ha richiamato il capitano del Lamezia. Cambio nelle file ospiti, Cerbara è andato a sostituire Borghetto. 21-16 il punteggio per le ospiti. Cristina Galea al servizio. Giuda Rinze, non bene, mette dall'altra parte Pagano, può alzare Marra per Torcasio che era stata murata, poi ha buttato palla dall'altra parte, ora tocca sull'attacco ospite a muro e contrattacca la Costabile. C'è invasione fischiata dalla formazione lametina, peccato. Schirinzi può servire per la formazione di Grumov. Ricevuto Bonfiglio dal centro, passa il primo tempo di Torcasio che era finito sul nastro, ha evitato l'intervento del muro ed è caduto a terra. La volta di Lucrezia Fico al servizio per la Cofer Lamezia, ricevuto Arinze, vediamo dal centro, il muro lametino chiude questa volta, contrattacca Marica ma viene murata dalla Lanza, peccato. Cambio ancora nelle file della formazione ospite. Entrata col numero 1 la Carminati al posto del Galeotti.
Eccezione di Spaccarotella, la fast della Torcasio ed il punto per la formazione della Metina. Servizio di Costabile, la Caruso che ha avuto qualche difficoltà ma attacca comunque Pagano, ha difeso la formazione della Metina che contrattacca con Buonfiglio, la copertura di Arinze dopo il tocco del muro, il contrattacco, il muro lametino, ancora la formazione ospite con la difesa lametina pronta, Buonfiglio non cade a terra ma non riesce a mettere palla dall'altra parte la formazione ospite, quindi punto per la formazione lametina. Il punto della Buonfiglio, seguito Marica, alza Galeotti, vediamo l'attacco, tocca il muro, difende Spaccarotella, poi il bagher di Marica e Torcasio che ha messo dall'altra parte, vediamo dal centro, pallonetto, non si è fatto sorprendere la Spaccarotella, può attaccare ancora la formazione ospite, Murato questo tentativo della Cerbara, poi dall'altra parte difende ancora la formazione della Metina, ma poi in quattro sulla palla che era stata toccata dalla Marra, peccato, nessuno riesce ad andarci, quando si vanno in troppo poi non la prende nessuno. Salita a 24 la formazione ospite. Ace ferma la ricezione della Metina in questa circostanza e si chiude il set sul 25-19 per le ospiti. Squadre rientrate in campo, Cofer Lamezia e Cuore Reggio Calabria per dare vita al terzo set di questa gara del campionato di B2 femminile di pallavolo. Inizia il terzo set con la formazione ospite al servizio con la Galeotti, la palla corta raccolta dalla Buonfiglio, il primo attacco di Marica Costabile, il primo punto per le lametine. Stessa Marica Costabile al servizio, eccezione della Caruso, attacco out di Lanza, formazione della Metina che è in campo con Costabile, poi Torcasio, Marra, Buonfiglio, Galea e Fico. Galea in questo momento in panchina, c'è il libero Spaccarotella in campo. Servizio sulla Caruso, Pagano ha messo nella metà campo la Metina, palla lunga del Buonfiglio, difesa dal Cuore, poi dall'altra parte c'è stata la difesa di Costabile, mette dall'altra parte ancora Buonfiglio, l'attacco di Pagano, la copertura ottima di Marica, poi sbaglia questa palla Buonfiglio che voleva appoggiarla dall'altra parte. Borghetto al servizio, in difficoltà la Costabile, slash punto per le ospiti. Due pari il punteggio.
serve Borghetto, ancora in difficoltà la Costabile, riesce comunque ad attaccare, mette dall'altra parte Buonfiglio che conquista il punto numero 3 per le Lametine. Turno della centrale Torcasio al servizio per le biancorosse. Ricevuto Borghetto, vediamo l'attacco, è dentro questo attacco della Pagano a diagonale. Tre pari. Serve Chiara Lanza per cuore, ha ricevuto Spaccarotella, può attaccare Buonfiglio, Murata, ancora Buonfiglio, riesce ad arrivarci Lanza, Spaccarotella alza, ancora per il capitano che spinge dall'altra parte e conquista il punto. Servizio Marra per le Lametine della Cofer. Abbiamo l'attacco dal centro, il primo tempo di Schirinzi. Si gioca punto a punto questo inizio di terzo set, siamo sull'uno pari, primo set per le Lametine, secondo per la formazione ospite. Serve Patrizia Pagano. Dentro la palla, lascia la ricezione della Lametina a torto perché la palla è dentro. Vedete ancora Pagano, ricevuto Costabile, l'attacco di Fico, difeso dalla formazione ospite, può comunque attaccare ancora la formazione della Lametina, ancora Fico, è il punto di Lucrezia. Punto di Lucrezia Fico. Servizio di Buonfiglio. Va a chiudere a muro Marica sull'errore della ricezione che ha messo palla sulla rete. Ora servizio di Buonfiglio ricevuto dalla Borghetto, vediamo questo attacco. E riesce a passare questo attacco, primo tempo dietro le spalle della formazione ospite. Siamo sul 6 pari. Si gioca punto a punto come nel primo set. Serve Arinze, riceve Buonfiglio, alza Marra per l'attacco da posto 4 di Costabile, difeso dalla Borghetto che contrattacca, viene Murata ma riesce a mettere palla dall'altra parte, cuore per l'attacco di Fico, tocca il muro, la copertura della Caruso, poi ancora Borghetto, ci arriva pronta la Spaccarotella, palla messa dall'altra parte dove Borghetto tenta il pallonetto e riesce a mettere palla a terra, arriva con un attimo di ritardo Marra. Arinze al servizio per cuore. Attacca Costabile, passa la palla nonostante l'opposizione del muro. Mentre rientrata in prima linea Serena Torcasio, serve
l'altra centrale Galea. Vediamo l'attacco dal centro, tocca il muro, la copertura, la Metina riesce a far rigiocare palla e metterla dall'altra parte, dove attacca ancora il cuore con Borghetto, tocca il muro, ci arriva Galea, può attaccare Marica, ma tocca la stina, la palla di Marica. 8-7, time out tecnico, il primo con un punto di vantaggio per la formazione ospite, siamo quindi sull'8-7. Pronte a rientrare in campo Cofer Lamezia e Cuore Reggio Calabria. Un punto di vantaggio per le ospiti al primo time out tecnico del terzo set. Mentre Ilenia Buonfiglio, capitano della Cofer Lamezia, chiede la rotazione al tavolo. Ricordo che è una coppia arbitrale laziale, signora Giulia Oliviero, Giorgio Oliviero, il primo arbitro, il primo tempo della Torcasio, punto per le Lametine. Secondo arbitro è Emanuela Fabbri. Servizio di Fico, Ace perché no, la palla sono riuscito a rialzarla, sembrava già a terra, può attaccare la fast, la Torcasio ed il punto ancora per Serena Torcasio. Il 15° punto personale per la Torcasio in questa gara. Servizio di Fico, vediamo la palla spinta dall'altra parte dalla palleggiatrice ospite, un po' di confusione, ha spinto dall'altra parte anche la formazione della Metina, ora out questo attacco della Pagano. ...10-8 il punteggio per le Lametine. Ricevuto Caruso, vediamo l'attacco di Borghetto, riesce a passare Borghetto a conquistare il punto del 10-9 in favore della formazione della Metina, si è portata a meno 1 quindi il cuore che serve con Francesca Galeotti. Ricevuto Spacca Rotella, spinge dall'altra parte Torcasio che non è riuscito ad attaccare la fast. Ora la difesa alla Metina, riesce a mettere dall'altra parte. Galeotti per Borghetto, difende Spacca Rotella, Alzenbacher, Torcasio, ma ha sbagliato, ha messo palla praticamente fuori banda, poteva farci nulla la Costabile. E siamo sul 10 pari. Ancora Galeotti, ricevuto Buonfiglio, la fast con questo pallonetto che riesce a toccare Lanza, a rigiocare palla il cuore e mettere di nuovo per la nuova fast della Torcasio, questa volta non c'è scampo. Punto numero 11 per le Lametine che quindi conducono 11-10. Marica Costabile può servire per la formazione biancorossa. Ricevuta Rinze, vediamo questo attacco. Palla toccata dal muro che si impenna e finisce lontanissima. Di nuovo parità.
servizio di Borghetto. Andiamo, spinge dall'altra parte Torcasio, non riusciva ad attaccare il primo tempo, spinto dall'altra parte conquistando il punto. Servizio di Torcasio, ricevuto il libero Caruso, il primo tempo difeso dalla Fico, il contrattacco di Buonfiglio, Murata, ma brava la copertura alla Medina in un primo tempo, Marre è riuscita ad alzare palla, ma poi al muro Galea è stata sorpresa dalle avversarie, di nuovo parità. Dodici pari. Chiara Lanza al servizio, out, 3-2 per le Lametine, meglio 13-2, 13-12. Turno di Marra al servizio per le Lametine, ha ricevuto Caruso, vediamo questo attacco, la difesa di Marica, vediamo il contrattacco, palla fuori banda, non poteva fare nulla. Tredici pari. Palla che ha toccato il nastro, facile chiudere questo attacco per le ospiti. Era riuscita comunque ad alzare palla Marica, ma sul nastro ha chiuso il muro ospite. Quattordici-13. In rete questa volta il servizio di Patrizia Pagano. Serve Elenia Buonfiglio, in palleggio ha ricevuto Arinze che era in difficoltà, può attaccare la formazione della Metina, Marica tocca il muro, la copertura della Pagano, vediamo Arinze ancora che va ad attaccare il muro di Galea, è punto per le Lametine. Ancora Buonfiglio. Arinze ancora che va ad attaccare, mette dall'altra parte dove difeso Spaccarotella, ora la doppia della Marra. Siamo 15 pari. Carmen Arinze al servizio. Attacco di Fico, muro è dentro la palla, chiama fuori la formazione della Medina, l'arbitro dice che è dentro, punto dato comunque alla formazione ospite e c'è il secondo time out tecnico sul punteggio di 16-15 per le ospiti. Possono rientrare le due squadre, un punto di vantaggio per Reggio Calabria in questo terzo set sulla Coffer Lamezia, set che si sta giocando praticamente punto a punto. Ricevuto Buonfiglio, può attaccare Marica, il punto di Marica.
16 pari. Maria Cristina Galea al servizio. Ace. Anche qui l'errore della ricezione che praticamente è considerato out, ma la palla era nettamente dentro. Galea ancora, palla lunga sulla Rinze. Vediamo questo attacco difeso dalla Buonfiglio, messa palla dall'altra parte, può attaccare ancora il cuore. Borghetto difende Galea, palla sul nastro, è facile chiudere per il muro per la formazione ospite, non poteva farci nulla la Marra che era sotto rete. Serve Schirinzi, spinge dall'altra parte la Torcasio, può attaccare ma viene murata la Borghetto e poi va a chiudere Fico l'attacco sulla rete. Volevano l'invasione sopra la rete, ma a questo punto anche la palla di prima poteva essere invasione. Di nuovo in parità Lucrezia, può servire per le biancorosse della Cofer. Vediamo l'attacco affidato alla Borghetto, out questo attacco della Borghetto. ...18-17 Lamezia, e c'è time out chiesto dalla formazione ospite sul 18-17 per le Lametine. O meglio 19-17. Si rientra in campo, due punti da difendere per le Lametine. Lucrezia Fico al servizio per le biancorosse, sponsorizzate dalla Cofer in questa stagione. Ricevuto Caruso, attacco di Borghetto, le mani out di Borghetto. Meno uno per chi serve, cuore Reggio Calabria con Francesca Galeotti. Ricevuto Torcasio, alza Marra per la fast, è la stessa Torcasio ed il punto per le Lametine. Salite a 20 le Lametine, mentre Roberta Torcasio va a sostituire la nipote Marica al servizio. Rigio di Roberta Ferraro, ha ricevuto Caruso, il primo tempo murato. Ritenta ancora cuore con Borghetto, direttamente in rete, 21° punto. C'è cambio nel cuore, Cerbara va a sostituire Borghetto. Ferraro al servizio. Palla lunga, ha ricevuto Arinze, vediamo l'attacco. Pagano c'era sulla palla, spacca rotella, riesce solo a toccare.
21-19. Due punti da difendere per la Koferen, questo terzo set sul servizio della Cerbara per cuore, e c'è time out, vediamo, c'è time out, sì, chiesto dalla formazione lametina, da Enzo Celi. C'era stato un attimo di indecisione perché il secondo stava chiamando il time out, il primo stava per fischiare il servizio. Concesso comunque il time out. Si rientra dopo il time out chiesto da Enzo Celi. La sua squadra ha due punti da difendere sul servizio di Cerbara del cuore. Abbiamo l'alzata per la fast lungolinea di Serena Torcasio. È la quinta fast in questo set per la formazione, per la giocatrice lametina. Ed ora c'è time out chiesto da Grumov, allenatore, che vedete, del cuore Reggio Calabria. ...22-19 il punteggio per le lametine. Nel frattempo abbiamo controllato, Serena Torcasi è arrivata a quota 19 punti personali in questi primi tre set. Proprio Torcasio che serve ora per la formazione biancorossa. Ricevuto Arinz, vediamo l'attacco, tocca la Torcasio, riesce a recuperare Fico e poi Marra mettere dall'altra parte, può attaccare ancora cuore, ancora il muro lametino e ancora palla rimessa dall'altra parte, attacca ancora il cuore, ancora la difesa di Fico, buon figlio, murata. Ancora può tentare, palla questa volta messa malamente sul nastro, comunque messa dall'altra parte, attacca ancora e viene murata out la Pagano dalla buon figlio, una palla sporca che ha cercato di spingere dall'altra parte, il muro lametino messo fuori. Siamo 22-20. Chiede la rotazione Pagano per il cuore. Servizio di lanza per il cuore. In rete, punto numero 23 per le lametine. 23-20 più 3 per la Cofer al servizio con la balleggiatrice Maria Luisa Marra. Prima linea ci sono Buonfiglio, Galea e Fico. Due under 18 in prima linea. Ricevuto Caruso, vediamo l'alzata in bagher. Arinze spinge dall'altra parte, può attaccare da Buonfiglio, il punto numero 24 per la Cofer. Ventiquattresimo punto dunque per le lametine, mentre rientra Borghetto al posto di Cerbara in campo e la Marra è pronta a servire. Thank you.
servizio di Marra, ricevuto Caruso, abbiamo l'attacco in rete della Pagano, 25esimo punto per le lanetine che chiudono il set sul 25-20 e si portano a condurre per 2-7-1. Palasparti di Lamezia Terme, dove sta per iniziare il quarto set tra Confer Lamezia e Cuore Reggio Calabria, campionato di serie B2 femminile di pallavolo, parziale sul 2-1 per la formazione lametina che ha vinto primo e terzo set, ha perso il secondo, gara che era iniziata al palazzetto di Pianopoli, poi per problemi e di energia elettrica ci si è dovuti trasferire qui al Palasparti, dove nel frattempo era finita la gara maschile, si era giocato il derby tra Lamezia Volley e Next Lamezia, credo il campionato di prima divisione. Il primo attacco con un pallonetto della formazione del Cuore, difesa della formazione della Lametina ed il punto di Lucrezia Fico. Primo punto dunque per le lametine in questo set, che sono in campo con il sestetto iniziale Costabile, Torcasio, Marra, Buonfiglio, Fico, ed in questo istante c'è la Spaccarotella, è libero mentre attacca la Pagano e conquista il punto. Uno pari, subito botta e risposta. La prima e terzo set si sono giocati sempre punto a punto. Il secondo, il primo giocato qui al Palasparti, ha creato difficoltà alla formazione della Lametina, che ci ha messo un po' ad ambientarsi al nuovo impianto. Pallonetto di Torcasio, difeso, è messa palla dall'altra parte, dalla parte del Cuore, attacca Buonfiglio, ci arriva la Borghetto, ancora Rinze, out. Out l'attacco di Arinze per il Cuore, secondo punto per la formazione della Lametina, mentre c'è subito cambio nel Cuore. Cerbara va a sostituire Carmen Necarinze. Servizio di Torcasio, ricevuto Caruso, vediamo l'attacco, riesce a passare Patrizia Pagano, punto per la formazione ospite del due pari. Chiara lanza per le ospiti al servizio. Ricevuto Buonfiglio, può attaccare Fico, difeso Galeotti, palla poi messa per la Cerbara e contrattacco murato di Buonfiglio, la copertura di Costabile non riesce a difendere la palla. 3-2 per le ospiti. Attacca Buonfiglio, la copertura di Borghetto, la palla era passata, può attaccare ancora comunque la formazione biancorossa, ancora Buonfiglio, murata, copertura di Spaccarotella, Buonfiglio è rimesso in bagno dall'altra parte, vediamo questo attacco, muro Lametino, palla out su questo primo tempo, muro piazzato ma non è riuscito a chiudere bene.
ancora Lanza al servizio, ricevuto Buonfiglio che attacca con un pallonetto messo bene in campo. Ottimo pallonetto del capitano della Cofer, Ilenia Buonfiglio. Servito Marra, ricevuto Caruso, vediamo l'attacco. Pagano! È ancora out il muro lametino. ...5-3 per le ospiti. Serve Pagano, palla lunga ricevuta dalla Spaccarotella, attacca Fico, la copertura di Caruso, il contrattacco difeso dalla formazione lametina, Fico spinge dall'altra parte a Borghetto per l'attacco, riesce a passare la Squirinzi, la palla toccata dal muro mette out la Costabile. Siamo 6-3. Out. Fuori questo servizio di Patrizia Pagano. ...6-4 per le ospiti il punteggio quando serve a Buonfiglio per le padrone di casa. Non si fa sorprendere la Marra su questo pallonetto. Marica, vediamo. Invasione fischiata alla Costabile. Protestato Celi. Punto comunque dato alla formazione ospite. Riceve Buonfiglio, qualche difficoltà, mette in bagher dall'altra parte Spaccarotella, attacca Borghetto, passa la palla. Ottavo punto, 8-4 al primo time out tecnico per la formazione ospite. Pronte a rientrare in campo le due squadre dopo il primo time out tecnico, in vantaggio 8-4 la formazione ospite. Cerbara al servizio per la formazione del cuore Reggio Calabria, squadra allenata da Jordan Grumov. Out, direttamente out il servizio della giocatrice ospite. ...8-5, torna in prima linea Serena Torcasio con Marica Costabile e Lucrezia Fico, mentre serve un'altra under 18 la Galea. Vediamo l'attacco di Borghetto, niente da fare, c'era sulla palla Galea, ma può solo toccare. Punto numero 9 per le ospiti. Schirinzi, Manuela Schirinzi al servizio per il cuore, ricevuto Buonfiglio, vediamo questo pallonetto di Torcasio, riuscito a difendere la formazione ospite, ora Alzenbacher, Spaccarotella per la Costabile, out, out l'attacco di Costabile.
Questo quarto set si sta un po' ricalcando il secondo, deve trovare subito un rimedio Celi. Punteggio di 10-5. Saluto Spaccarotella dal centro, l'attacco della formazione della Metina, il punto numero 6. Quattro punti da recuperare con Lucrezia Fico al servizio. Palla spinta dall'altra parte dalla Lanza, ora in bagger, messo Costabile nella metà campo del cuore dove attacca Borghetto, difende Spaccarotella, alza Marra per Marica e mette a terra Marica. Settimo punto per le Lametine. Servito Fico, palla messa sulla rete, la va a chiudere Torcasio. Errore della ricezione ospite che ha messo palla sulla rete dove Torcasio ha potuto chiudere il punto, serve ancora Lucrezia. Attacca Borghetto. Tocca il muro su questo attacco, punto per le ospiti, siamo 11-8. Francesca Galeotti, servizio per il cuore. Ricevuto Spaccarotella, questa palla corta, la Fast non riesce ad attaccarla alla Torcasi, ha messo palla dall'altra parte, Borghetto difende Spaccarotella, palla dall'altra parte, attacca ancora cuore Pagano, il pallonetto, ci arriva con un attimo di ritardo la Marra, c'era anche la Spaccarotella, l'ha anticipata la Marra ma non è riuscita a giocare il pallone. Sale a più 4 il cuore mentre serve Galeotti. Ricevuto Costabile, la Fast di Torcasio ed il punto nonostante il tentativo della difesa ospite. Servizio di Marica Costabile, ace per la formazione della Metina. Siamo sul 12-10 per le ospiti quando serve Marica Costabile per la Cofer. Out. Lascia giustamente la Caruso, questa volta ha ragione. ...13-10... Borghetto al servizio, palla addosso praticamente alla Buonfiglio che poi è riuscita a mettere dall'altra parte, può attaccare la Pagano, difeso la Marra, il bagger di Spaccarotella dalla seconda linea, pallonetto della Costabile, ne si è fatto sorprendere il cuore, ora il muro Lametino sull'attacco della Pagano che può ritentare in rete, punto per la formazione Lametina, 11-13.
dovrebbe andare Torcasio al servizio. Servizio di Torcasio, vediamo l'attacco, tocca il muro Lametino sull'attacco del cuore, il contrattacco affidato a Fico dalla seconda, out. Fuori l'attacco di Fico. Servizio Lanza per la formazione ospite. Può attaccare ancora Fico, mette dall'altra parte. Contrattacco del punto di Cervara. Punto di Cervara. Ritorna più 4, cuore 15-11. Qualche difficoltà in ricezione per la Buonfiglio, la spacca rotella, mette in bagher dall'altra parte, attacco difeso della formazione Lametina, può contrattaccare la Buonfiglio, c'è il punto, c'è anche l'invasione a rete fischiata alla formazione ospite, 12° punto per le Lametine. Servizio Marra. Out l'attacco della Cervara, meno 2, 2 punti da recuperare per la Cofer. Servito Marra, passa la palla della Pagano, cade nella metà campo Lametina, 16-13, secondo time out tecnico con la formazione inquadrata del cuore Reggio Calabria in vantaggio di 3 punti. Più 3 dunque per la formazione di Jordan Grumov. Gara che si gioca al Palasparti dopo che il primo set si è giocato al Pala Pianopoli. In classifica le squadre sono divise da un punto in favore della Cofer, mentre scade ora il minuto di sospensione. Si rientra con le ospite al servizio con Patrizia Pagano. Servizio della Pagano, ha ricevuto spaccarotella, può attaccare Fico, la difesa della Caruso che era ben piazzata, muro out sull'attacco della numero 4 ospite Cervara, punto ancora per le ospiti, c'è a 7-13, ritorna a più 4 il cuore. Ricevuto spaccarotella, vediamo l'attacco di Buonfiglio, out, attacca out, sale a più 5 e c'è time out questa volta chiesto da Celi, allenatore della formazione Lametina. Si gioca il time out sul più 5 per le ospiti. Ricordo gara arbitrata da Giulia Giorgio Olivieri e da Emanuela Fabbri.
Sul tabellino abbiamo 22 punti per la Torcasio finora, che è il top scorer della gara. Tantissime fast messe a terra dalla centrale Lametina. Marra alzato per Fico, mette a terra Lucrezia il pallone. Buonfiglio al servizio per la Cofer, che deve recuperare. Difende Buonfiglio su questo attacco della centrale ospite, poi Marica difende a Cerbara, attacca la Pagano con questo pallonetto raccolto dalla formazione della Lametina, poi out il muro ospite sull'attacco della Fico, palla che attraversa tutto il campo ed esce dall'altra parte. Sei punti per Lucrezia Fico. Serve ancora Buonfiglio, cerca il lungo linea ma mette palla out. ...19-15... andata a meno 3 la formazione alla Lametina, ora siamo di nuovo a meno 4... lo serve Cerbara. Chiudo palla Buonfiglio, mette dall'altra parte Costabile, attacca Borghetto, difende Costabile, poi bagger di Buonfiglio, può attaccare Costabile, difende la Caruso e riesce a mettere palla dall'altra parte, cuore, può attaccare la Cofer, ancora Marica, cerca il lungo linea, dice fuori, non ha toccato il muro. 20-15, siamo più 5 per il cuore. Può attaccare Fico, vediamo di riesce ad arrivarci la Caruso, poi la palla riesco a mettere dall'altra parte ma sbaglia la formazione della Lametina, aveva regalato palla, non è riuscita a chiudere il cuore, poi chiude Fico, sarebbe stato un punto regalato, una palla facile regalata, ma ha chiuso Fico. Ed ora entra Perri al posto di Galea, direttamente al servizio. 4 punti di Fico in questo set. 20-16, meno 4, si può recuperare. Attacca Borghetto, difende bene in copertura il Buonfiglio, attacca Marica, murata, ma può ritentare la formazione della Lametina. Dall'altra parte Lucrezia, il punto di Lucrezia. Galeotti non può farci nulla, palla che passa insieme a lei sotto la rete. Punto numero 17, c'è time out chiesto da Grumov. Squadre di nuovo in campo. Ilaria Perri al servizio per la Cofer. Servizio di Perri. Vediamo l'attacco di Borghetto, tocca il muro, la copertura ottima di Buonfiglio, ancora Fico, riesce a difendere Pagano, poi non può controattaccare, mette in palleggio nella metà campo la Lametina, attacca la fast, la Torcasio, riesce la difesa ospite a rimettere nella metà campo la Lametina, da centro ora, murata la Torcasio, la palla era bassa, non si poteva attaccare quel primo tempo. Arrivata molto sbilanciata e finita a terra la Torcasio, peccato. Rientra Galea.
era un punto importante. Serve Schirinzi ora per le ospiti. Out, direttamente out. 21-18 il punteggio. La rotta di Lucrezia Fico, il servizio con Costabile, Torcacio e Marra in prima linea per la formazione lametina. Dall'altra parte mi sembra Borghetto Lanza e la palleggiatrice. Non riesce a chiudere Borghetto, può attaccare la fast, la Torcacio, questa volta ha difeso la Pagano. Borghetto mette nella metà campo la Medina, attacca Marica, il punto di Marica Costabile. E siamo 21-19, ancora Lucrezia al servizio. Attacca Borghetto, difende Spaccarotella, Marica, Bonfiglio ha messo dall'altra parte, attacca dal centro, out, attacca out, Lanza, punto per la formazione della Metina, 21-20. Punto da recuperare sul servizio di Fico. Vediamo l'attacco di Borghetto, Murata dal centro, ora il pallonetto, ci arriva Spaccarotella, l'alzata per Marica, la difesa, palla messa dall'altra parte, può attaccare ancora la formazione della Metina, Marica ancora, out, attacco out di Marica, 22-20. Serve Galeotti. Ricevuto Buonfiglio. La fast Murata della Torcacio. Ma può attaccare ancora Marica. Passa la palla ma difende la Borghetto. Contrattacca Pagano e mette a terra. E c'è time out chiesto da Celi sul 23-20 per le ospiti. Era arrivata a meno 1 la formazione della Metina, peccato, aveva rimesso in gioco il set. Tre punti di vantaggio per la formazione ospite che vede il tie break. Si riprende il servizio di Galeotti. Ricevuto Buonfiglio, la fast ottima di Serena Torcacio, 23° punto personale per lei, mentre entra Ferraro al posto di Costabile in seconda linea. Roberta Ferraro al servizio. Palla sulla Galeotti, vediamo il muro lametino sull'attacco della Pagano che ora mette nella metà campo lametina, vediamo questa fast ancora e il muro lametino, no, fischiata invasione, no.
punto facile chiuso dalle lametine, ma il secondo arbitro vede un'invasione. Serve Borghetto ed il muro che chiude il set, si va al tie break. E siamo dunque al tie break tra Cofer Lamezia e Cuore Reggio Calabria, campionato di Serie B2 femminile di pallavolo. Si comincia il quinto set con il servizio della Galeotti per la formazione ospite. L'attacco di Marica Costabile, palla messa dall'altra parte dopo il muro del Cuore, ancora un attacco difeso dalla formazione lametina e poi attacca Costabile, difende Caruso per il Cuore. Borghetto tocca il muro, può rigiocare palla alla formazione lametina. Fico dalla seconda, difende Arinze, poi Borghetto spinge nella metà campo lametina, c'è piazzata la spaccarotella murata Serena Torcasio, il pallonetto di Costabile raccolto dalla Galeotti, poi c'è il muro out sull'attacco della Pagano, palla out. Primo punto per la formazione ospite in questo tie break. Ancora Galeotti. Vediamo la zata Marra, la fast di Torcasio. Ventiquattresimo punto personale per la Torcasio. Serve ora Marica Costabile. Non ci sono stati cambi nei due sestetti per questo tie break. Torcasio difende Caruso. E con questo attacco chiuso dalla Pagano, 2-1 per le ospiti. Ci avevamo i sestetti. Quello Lametino con Marra, Torcasio, Buonfiglio, Costabile, Fico, Galea e libero Spaccarotella. Dall'altra parte abbiamo Borghetto, Galeotti, Lanza, Pagano, Arins, Schirinzia di libero Caruso. Attacca Fico, passa la palla, riesce a rigiocarla il Cuore, ma c'è il muro sulla Rinze che può ritentare e butta la palla out, due pari. E come nel set precedente, subito la mette fuori Grumov alla Rinze, anche nel set precedente subito un errore, subito fuori. Siamo d'accordo, togliere una giocatrice dopo due attacchi, anche se ha sbagliato, ma ancora la partita deve iniziare. E attacca Lanza, brava a far saltare il muro pareggiatrice ospite in questa circostanza, fuori tempo quindi il muro lametino, l'attacco di Lanza. Riceve Buonfiglio a Zenbacher Marra per la stessa Buonfiglio che viene murata e poi non riesce a dare palla verso le compagne. A fil di rete, non può farci nulla la Galea. Quattro due.
siamo al tie break, non bisogna mollare. Difficoltà la ricezione Lametina, spacca rotella, messo dall'altra parte il punto, non se l'aspettava questa palla corta, il cuore, il punto di spacca rotella. Punto del libero Sandra Spaccarotella, mentre ora si rialza da terra Pagano, niente di grave. ...4-3 il punteggio per le ospiti. Servizio di Marra, attacco out, out, attacco out di Cerbare, siamo 4 pari. Servito Marra, muro Lametino sull'attacco dal centro della Schirinzi, poi Cerbara sbaglia, palla addirittura sotto la rete, erroraccio, 5-4 per la formazione Lametina. Marra va al servizio. Out, cercato in lungo linea, si è gridato al punto, l'arbitro dice out. Cinque pari, serve Pagano. Ricevuto Spaccarotella. Vediamo, attacco di Buonfiglio, riesce ad arrivarci Caruso. Ma Cerbara butta dall'altra parte out la palla dopo che le compagne erano riuscite a rialzare la palla da terra. ...6-5 Lamezia, Buonfiglio al servizio, riceve Borghetto, primo tempo di Schirinzi murato dalla formazione Lametina. Ora Cerbara, tocca il muro, la difesa di Costabile, l'attacco di Fico, oh, non riesce a riprendere palla in bagher dal Zalla, la mette in rete. Peccato, si doveva rigiocare questa palla, doveva darla verso dietro, l'ha data in rete. Cerbara al servizio. Ricevuto Spaccarotella, può attaccare Marica, difende Cerbara, Borghetto tocca il muro, la difesa era di Costabile, pallonetto di Fico raccolto da Galeotti, ancora Borghetto, mani out, passa la palla, non riesce a chiudere bene Fico. 7-6. Servizio ancora Cerbara. Ricevuto Spaccarotella, qualche difficoltà. Non riesce purtroppo Costabile a mettere dall'altra parte. C'è l'ottavo punto e si va al cambio campo. Si riprende dopo il cambio di campo. Ha servito cuore. Murato l'attacco di Marica Costabile, palla rimessa comunque nel campo ospite, la difesa di Spaccarotella, palla in rete, peccato. ...9-6... chiama il time out Celi, più 3 per la formazione ospite.
è riuscita a portarsi avanti la formazione lametina, poi un paio di defiance. Si rientra, 3 punti di vantaggio per le ospiti, 9-6. Chiara Cerbara al servizio per il cuore, in difficoltà, spacca rotella in ricezione. 10° punto per le ospiti. Ora entra Ferraro al posto di Costabile. Serve ancora Cerbara. Ricevuto spacca rotella, può attaccare Fico. Copertura di Pagano, palla messa di nuovo nella metà campo della Cofer, attacca Ferraro, difende Caruso, contrattacco di Borghetto, difeso da Spaccarotella, poi Buonfiglio dalla seconda ha messo dall'altra parte, ma è riuscito a difendere ancora la formazione ospite. Può attaccare ancora Fico, il pallonetto di Lucrezia Fico. Cambio nella Cofer, Ilaria Perri va a prendere il posto di Galea. Servizio di Ilaria Perri. Ricevuto Caruso, vediamo questo attacco difeso dalla formazione lametina, il bagger di Serena per l'attacco di Fico, toccato dalla Caruso ed il punto per le lametine. ...10-8 il punteggio. C'è time out chiesto da Grumov. Due punti di vantaggio per la formazione ospite in questo tie break. Primo e terzo set per la formazione lametina, secondo e quarto per la formazione ospite. Si può riprendere con le lametine al servizio. Mentre il medico della formazione lametina, il dottore Ardito, sta effettuando degli esercizi di stretching alla Costabile, stanchissima. Mentre c'è Ace, errore della ricezione ospite. L'ace di Ilaria Perri, ancora Perri al servizio, ancora ace sulla palla corta, sulla Caruso. Due ace consecutivi per Ilaria Perri e siamo 10 pari. Sembrava compromesso questo quinto set, ma si può ancora giocare. Questa volta ha ricevuto Borghetto, ha messo sulla rete ma non è riuscito a chiudere la Torcasio. Borghetto, Buonfiglio per Fico, ha difeso la formazione ospite. Ora questo primo tempo dietro le spalle del punto per le ospiti. 11-10. Thank you.
servizio di Schirinzi, primo tempo out questo primo tempo di Torcasio, 12-10, riallunga Cuore, è riuscito ad arrivare in parità la formazione della Metina e c'è time out chiesto da Celi, si gioca questo time out sul 12-10 per le ospiti. Si rientra, siamo nella fase finale di questo set e di questa gara, di questo tie break. Partita lunghissima, iniziata a Pianopoli e finita qui al Palace Party. Si riprende Schirinzi al servizio. Con una mano l'alzata della Marra per la Torcasio e sull'attacco della Torcasio messo fuori il muro del Cuore, meno uno. È stato il 25esimo punto personale per Torcasio. Serve Fico. Difficoltà, la ricezione ospite può attaccare con un pallonetto la Torcasio, ma ancora riesce a difendere, a mettere dall'altra parte il Cuore, ancora un pallonetto della Torcasio che non è riuscito ad attaccare la Fast, ma non può attaccare neanche Cuore. E ora ancora un free ball messo dall'altra parte dalla Ferraro, può attaccare ora la Borghetto, la mette a terra, bisognava chiuderla prima questa palla. ...13-11... serve Galeotti. Torcasio non riesce ad attaccare la Fast, sta sprecando troppo. Ferraro, il punto di Roberta Ferraro. Siamo 13-12. Serve Roberta Ferraro, un punto da recuperare sulla Caruso, riesce a chiudere l'attacco la Pagano, 14-12. Formazione della Metina che aveva perso già un tie break contro il Napoli in casa. Non riesce a vincere la partita in casa la formazione La Medina, praticamente se non fa il miracolo adesso con Torcasio che mette dentro la Fast. Rientra Galea in prima linea, 14-13. Serve Torcasio. Staccato fuori la Pagano. 14 pari e c'è time out. Torcasio al servizio su 14 pari. Ricevuto Caruso. Vediamo. Non riesce a chiudere l'attacco la formazione ospite. Buonfiglio e il punto per la formazione della Metina, 15-14. Dopo averne annullato due, la formazione della Metina e la palla
per chiudere ora la formazione valentina. Vediamo questo attacco, out, toccato dalla Ferrari. Di Lanza, 16-15 ora per la formazione ospite. Saluto Bonfiglio, spinge dall'altra parte la stessa Bonfiglio. Attaccare ancora la formazione americana con sempre Bonfiglio, ma il muro della Pagano chiude il match, 17-15 il tie break per la formazione ospite, quindi 3-2 per il cuore sulla Cofer Lamezia. Questo derby che la formazione lametina stava anche per chiudere, ma non è riuscita a mettere a terra il pallone decisivo, è stata punita ora dalla formazione di Grumov, che quindi chiude 3-2 il parziale di questa gara e si aggiudica i due punti, uno per la formazione lametina e quindi in classifica le due squadre ora si ritroveranno a quota 8 a Paiate. Tutto per questa gara, grazie per essere stati con noi a seguire questa gara del campionato di Serie B2 femminile di pallavolo.